Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata del nostro documentario su Alessandro Magno. E nel frattempo abbiamo ricevuto delle nuove domande a cui adesso proveremo a rispondere. Quali erano le sue principali doti militari, i suoi segreti di tattica e strategia? In altre parole, perché vinceva tutte le battaglie? Perché era un grande condottiero? Io devo dire che qui la tentazione è di rispondere che il genio militare è incomprensibile, come il genio in tutte le altre forme. Perché Leonardo era geniale? Alessandro Magno era molto, molto bravo a fare il suo mestiere, a condurre una guerra, a comandare un esercito in guerra. Poi aveva carisma, sapeva trascinare gli uomini, sapeva combattere alla loro testa e non perdere d'occhio però l'andamento complessivo di una battaglia. Però lo vedete anche voi, sono tutte cose che uno dice tentando di spiegare qualcosa che in realtà è inspiegabile, il genio. Il fatto che poi vincesse le battaglie però dipende anche da qualcos'altro. Alessandro comandava una macchina militare molto, molto all'avanguardia. Ed era all'avanguardia perché comprendeva una straordinaria fanteria, la fanteria degli opliti greci, e anche una straordinaria cavalleria, la cavalleria composta dai nobili macedoni. E questo non era così comune. I greci per secoli avevano fatto la guerra quasi senza cavalleria. E anche i romani più tardi di cavalleria ne avranno poca e non sapranno usarla granché. Mentre per esempio nel Medioevo gli eserciti saranno fatti tutti di cavalleria. La fanteria contava poco. Ecco, Alessandro comanda un esercito molto equilibrato. Nella storia di Rado ci sono state delle macchine militari così mortalmente efficaci. Ancora, qual è l'eredità che ha lasciato Alessandro Magno ai posteri? E lì l'eredità è stata per un po' di tempo immensa, anche se poi è quasi sparita. Alessandro Magno ha conquistato mezzo mondo e ha grecizzato mezzo mondo. Alessandro Magno conquista l'Oriente, la Siria, l'Egitto, tutti paesi molto lontani dalla civiltà greca, e ci porta la civiltà greca. Noi oggi facciamo fatica a rendercene conto, perché per noi la Siria, l'Egitto sono paesi arabi, ma in realtà per molti secoli tutta quella parte di mondo è stata greca. È lì che si è sviluppata la civiltà greca dell'ellenismo. Alessandria d'Egitto è stata una grande capitale del mondo greco e del mondo cristiano. Il cristianesimo è nato in lingua greca, in un oriente dove quando si scriveva i Vangeli, per esempio, si scriveva in greco. Ecco, i Vangeli sono scritti in greco perché Alessandro Magno ha conquistato quella parte di mondo. Poi è vero che in seguito altri conquistatori, gli arabi, hanno, come dire, seppellito tutto ciò che Alessandro aveva costruito. Potremmo dire che Maometto ha cancellato Alessandro Magno. Buona visione. Alessandro Magno, un nome che brilla come un astro nella storia greca. La guida di un piccolo regno diventato il più grande condottiero di tutti i tempi. Nessuno era mai arrivato a concepire l'effettiva conquista del mondo intero e soprattutto a trasformare il sogno in realtà. A soli 16 anni, suo padre lo nomina reggente del regno di Macedonia. In un'epoca turbolenta, conquista una corona insanguinata e i suoi alleati fanno presto di Alessandro l'uomo più potente della Grecia. La sua campagna militare contro il re Dario, il padrone del mondo, ricorda il duello tra Davide e Golia. Ma come Achille, il suo eroe e modello leggendario, Alessandro è determinato a regalare la vittoria ai greci. Sono pochissimi gli uomini che hanno lasciato un segno nella storia paragonabile a quello di Alessandro Magno. È primavera, quando Alessandro attraversa il braccio di mare tra l'Europa e l'odierna Turchia, con 37.000 soldati provenienti da tutta la Grecia. Il Macedone ha un obiettivo preciso. Vuole strappare ai persiani le colonie greche in Asia Minore. Fa la sua prima tappa a Troia, dove consacra le sue armi sulla tomba di Achille e offre un sacrificio agli dèi.
Sin dall'infanzia, l'intrepido eroe dell'Iliade è stato un esempio per il giovane macedone che ha deciso di misurarsi con la fama di Achille se non di superarne le imprese. La guerra ai persiani gli offre un'ottima occasione. Al giovane sovrano serve solo il favore degli dei. Con il loro aiuto, questa guerra di liberazione diventa una missione sacra, ma è consapevole che finora nessuno ha mai piegato l'impero persiano, la prima superpotenza dell'antichità. I greci iniziano ad avanzare nei territori occupati e l'esercito persiano cerca di fermare subito gli intrusi. È tutto inutile. Nel 334 a.C. Alessandro guida i suoi alla prima vittoria sul fiume Granico. La corte persiana, insediata a Babilonia, ha sottovalutato l'aggressione. Non ha schierato l'esercito imperiale, ma solo un'armata di mercenari nel tentativo di fermare il nemico. L'imperatore Dario si è fidato dei suoi strateghi, ma si è rivelato un errore. Mio signore, vi chiedo perdono per la brutta notizia che devo recare. Alessandro ha vinto. Com'è stato possibile? Alessandro ha molti meno soldati di noi, ma si muove con grande abilità strategica e non si limita al campo di battaglia. Cosa intendi dire? Ha già promesso di estendere la democrazia ateniese ad ogni città dell'Asia Minore che si consegnerà a lui senza combattere. E ha garantito loro che non dovranno pagare dei tributi per la sua protezione. È così. Ho sentito dire che governa la Macedonia come un despota. Ma quale governo del popolo? Sono tutte sciocchezze. Che cosa vuole ottenere? I greci vogliono vendicarsi della distruzione di Atene e dell'occupazione dell'Asia Minore. Ma Alessandro vuole molto altro. Cosa vuole? Tutto. Vuole il mio trono. È così, mio signore. Non dovresti lasciare la difesa del regno a pochi mercenari. Chi potrebbe guidare il nostro esercito meglio di te? La farò pentire di aver lasciato il grembo di sua madre. Radunate le truppe. Dite loro che il re andrà in guerra. Il regno del grande re di Persia si estende dalla Grecia e dall'Egitto a tutto l'Oriente, oltre le cime dell'Hindu Kush, fino alla lontana India, fino alla fine del mondo conosciuto. Il suo impero abbraccia tre continenti. Il cuore del potere è a Persepoli, la città sacra nel sud dell'odierno Iran. Persepoli è allo stesso tempo centro politico e religioso. Ancora oggi, dopo oltre 2000 anni, le rovine dei palazzi e dei templi sembrano trasmetterci la potenza dei suoi costruttori. I bassorilievi mostrano l'estrema varietà dell'impero, che includeva al suo interno 28 popoli. C'erano siriani, egiziani, babilonesi, greci, indiani e arabi. Tutti inviavano emissari al sovrano con doni preziosi per la festa di inizio anno. Per molti, i persiani erano un esempio, perché avevano costruito un ordine politico che permetteva la pacifica convivenza tra i popoli. Ma non tutti accettano un governo imposto dall'esterno, anche all'interno delle colonie greche. Ai loro occhi, Alessandro appare come un liberatore. In pochi mesi, il Macedone occupa le maggiori città greche della costa e il suo controllo si estende fino a zone sempre più vaste dell'Asia Minore. Decide di svernare con le sue truppe nella città di Gordio. Nel tempio guarda con stupore il carro dell'antico re di Frigia. E questo carro sarebbe il carro di un re.
Si dice che appartenesse a Gordio, il re dei Frigi. E i Frigi cercavano un re e l'oracolo ordinò loro di incoronare il primo che fosse entrato in città su un carro. E quell'uomo era Gordio? Si diventa re così in fretta in questo posto? Sì, ma la storia non è tutta qui. Lo vedi questo nodo? Di che si tratta? La storia dice che l'uomo che saprà scioglierlo potrà regnare su tutta la Persia. Il nodo non sembra avere né inizio né fine. La storia del nodo gordiano non è altro che una leggenda e un abile strumento di propaganda politica. L'episodio era solo un modo per lanciare il seguente messaggio, ovvero, pur di riuscire in qualcosa, sono pronto a sovvertire le regole. La guerra di liberazione delle colonie greche non è finita. Alessandro è ossessionato dall'idea di rovesciare Dario dal trono. Intanto, il re persiano raduna l'esercito nelle zone situate tra le odierne Turchia e Siria. Anche Alessandro inizia a muovere le sue truppe, ma i due eserciti marciano in direzioni opposte, senza mai incontrarsi. Così, all'improvviso, i persiani gli sono alle spalle e gli sbarrano la via di fuga. A Isso si arriva allo scontro in campo aperto. Il re di Macedonia contro Dario, l'uomo più potente del mondo, che avanza con oltre 70.000 soldati. Soldati! Il nemico è schierato proprio tra noi e la nostra patria! Oggi vinceremo o periremo perché la via della fuga c'è sbarrata! Ma non lasciatevi accecare dallo splendore e dalla grandezza del nemico. Io vedo quello che vedete voi, ma nessuno di voi lo osserva con i miei occhi! Il gran re di Persia ci ha sottovalutati. Quindi abbiate coraggio, perché questa non è la prima volta che affrontiamo un nemico tanto superiore a noi e non sarà l'ultima volta che noi vinceremo! L'imperatore Dario pensa di farcela con il minimo sforzo e conta sulla superiorità numerica del suo esercito. Il condottiero macedone sceglie di puntare tutto sulla velocità della cavalleria. ...333 è l'anno della battaglia di Isso, che vediamo raffigurata sul famoso sarcofago di Alessandro. Il re macedone è l'eroe che domina la scena, ma all'inizio Alessandro paga l'inferiorità numerica e i persiani sembrano avere il sopravvento. Ma con il tempo il macedone riesce a fare breccia nello schieramento nemico. Dario si trova in serio pericolo di vita perché Alessandro continua ad attaccare la guardia imperiale che lo protegge. Alla fine gli resta solo la fuga, un gesto che segna l'imprevedibile sconfitta dei persiani. I successi di Alessandro si basavano soprattutto sul fatto che tendeva a rompere gli schemi e a sorprendere l'avversario. È un po' come nel calcio. Chi gioca con una tattica poco prevedibile ha più possibilità di vincere. Tuttavia, la strategia del Macedone presentava dei grandi rischi sul piano militare, perché agiva in modo irrazionale, sempre pronta ad attaccare laddove il nemico era più forte. La guerra non è ancora vinta. Dario è libero e può scappare attraverso il deserto. I Macedoni puntano rapidamente verso sud. A Tiro, in Fenicia, gli abitanti vengono chiamati alla battaglia e, come tutti coloro che si oppongono ad Alessandro, vengono puniti senza pietà. Ma la gran parte degli alleati dei persiani accoglie il Macedone come un liberatore.
Anche gli egizi spalancano le porte alle armate greche perché hanno patito troppo a lungo sotto il giogo persiano. Come ogni greco, anche Alessandro ammira le civiltà più antiche e la conquista del regno dei faraoni è un'impresa che accresce la sua gloria in patria. Dopo aver completato anche questa fase della campagna, offre un sacrificio agli dei e interroga l'oracolo. Il responso è favorevole e Alessandro è innalzato al rango di faraone. Il suo ritratto viene scolpito nella pietra come riconoscimento della sua discendenza dal più grande degli dei egizi, Amon-Ra. Poco dopo, il nuovo re d'Egitto lascia il suo segno. Fonda la città di Alessandria, costruita secondo il modello greco. Sarà il simbolo della volontà di divulgare la propria cultura nelle terre conquistate. In tutto, Alessandro costruisce almeno 10 città che portano il suo nome. Ma la metropoli sul Mediterraneo sarà la più importante e la più sforzosa. Il fatto che Alessandro fondi delle nuove città ha un'importanza fondamentale, perché dimostra che per lui la conquista non è un valore in sé, ma piuttosto un mezzo per costruire una sovranità duratura. Questo modello può essere apprezzato a fondo con la costruzione di Alessandria d'Egitto. Il condottiero macedone ha ben presenti le enormi risorse che l'Egitto e l'Oriente possono offrire sul piano economico e materiale. Quindi fa progettare una grande città portuale con la quale punta ad unire la ricca civiltà del Nilo con quella del Mediterraneo, come si fa con un ponte. Nella primavera del 331 a.C., i greci si spingono fino alle rive dell'Eufrate, nell'odierno Iraq. L'avanzata di Alessandro sembra inarrestabile e il Macedone rifiuta ogni ipotesi di pace con i persiani. Alessandro ha attraversato l'Eufrate con il suo esercito. Vuol dire che respinge la mia offerta? Di quanti soldati dispone? Sembrerebbe che abbia circa 40.000 uomini. 40.000. Noi gli siamo nettamente superiori. Potrei mobilitarne più del doppio. A settembre, le truppe di Alessandro attraversano anche il Tigri. Dario lo aspetta presso Gaugamela. Questa volta il re dei Persiani ha scelto con cura il campo di battaglia. È una vasta pianura dove l'esercito potrà sfruttare la sua superiorità. Secondo le fonti, la forza militare dei Persiani supera di gran lunga ogni esercito che Alessandro possa immaginare. Sono più di 100.000, Alessandro. Perché non hai accettato il trattato di pace con Dario? Che cosa ti ha offerto? Tutte le terre a ovest dell'Eufrate e 10.000 talenti. Niente più di quello che ci siamo già presi. È facile offrire qualcosa che non ti appartiene più. Forse io avrei accettato la sua offerta, invece di mettere tutto in gioco. Fossi in te, Parmenione, forse l'avrei fatto anch'io. Ma come non è possibile che ci siano due soli in cielo, è altrettanto impossibile che esistano due re di Persia. Io credevo che volessi vendicare i vili attacchi dei persiani contro la nostra patria. Ma vedo che ti stai spingendo molto oltre. Vuoi dimostrare allo spirito di tuo padre che sei molto più grande di lui e di tutti gli eroi della Grecia. E se anche fosse? Finora abbiamo soltanto liberato le terre che erano state sottomesse dai persiani. Ma ora siamo sulla loro terra e li possiamo sconfiggere. E allora sorprendiamo i persiani adesso. Attacchiamoli questa notte. Sarebbe da vigliacchi. E io non ruberò la vittoria. Voglio combattere con onore, occhi negli occhi, alla luce del giorno. Avete sentito? Ci accamperemo. Ci aspetta la gloria dei forti. L'immensa armata di Dario si estende per oltre 5 chilometri. Un attacco frontale sarebbe un suicidio per i greci, quindi Alessandro tenta una manovra diversiva.
In un primo momento muove la cavalleria intorno alle linee persiane. Allo stesso tempo fa avanzare la sua fanteria verso l'occhio del ciclone. I persiani devono credere che voglia attaccarli sulle ali dello schieramento. Quindi Alessandro attira il grosso del nemico dietro di sé e riesce a spezzare in due il fronte. Poi ordina alla sua cavalleria di invertire la corsa. Con i suoi compagni si lancia a perdifiato nel varco creato al centro per attaccare il re persiano. Anche questa volta il macedone ricorre alla stessa strategia di Isso. I suoi uomini non danno tregua alle truppe che circondano l'imperatore. Alessandro cerca il confronto diretto in battaglia, uomo contro uomo. Dario! Via! Dario abbandona le truppe al loro destino. Combatteranno fino alla fine. Alessandro! Mio padre ha bisogno di te sul fianco sinistro. O i persiani attaccheranno il nostro campo. Non può chiedermi questo. Lasciami! Dario! La nuova fuga di Dario suggella la seconda grande sconfitta dei persiani contro Alessandro. È l'inizio della fine per l'impero. Ancora sul campo di battaglia, Alessandro si fa proclamare nuovo imperatore. La sua fama di portatore di pace lo precede come un vento. La vittoria di Gaugamela dimostrava a tutto l'impero che la potenza militare persiana era finita. Alessandro non aveva dovuto conquistare nessuna grande città. Babilonia gli apriva le porte. Anche Susa e Ecbatana. Lo lasciavano entrare e si arrendevano. Alessandro entra a Babilonia come fosse il padrone del mondo. Il suo arrivo è un vero ingresso trionfale. Babilonia ormai è da 200 anni nelle mani dei persiani, che hanno reso la più antica e bella metropoli d'Oriente la seconda sede del loro vasto impero. È incredibile. Persino la fiera Atene impallidisce davanti a Babilonia. Grandezza, magnificenza e sfarzo non sono di questo mondo, come narra il mito della sua fondazione. Non re, ma gli stessi dei hanno brandito la zappa e posato i mattoni. Finora, i comandanti macedoni conoscevano la città solo dai racconti del loro vecchio maestro, Aristotele, il quale non stimava i lussi d'Oriente. Alessandro, invece, ne è impressionato e vuole rendere la città ancora più grandiosa. Decide di eleggere Babilonia a sua residenza, come il suo predecessore Dario. Lui, il re della piccola e selvaggia Macedonia, ha realizzato il suo sogno. Ha vendicato la Grecia e ottenuto la vittoria. La ricompensa è la conquista dell'impero più grande del mondo. E Aristotele diceva che i babilonesi erano barbari? Perché non aveva mai visto la loro città. Se i barbari sanno creare tali meraviglie. Sarà bello essere il loro re. Alessandro conquista anche Susa e Persepoli. Nella capitale imperiale lo aspettano grandi tesori di cui ha urgente bisogno. Le sue casse sono vuote e i soldati reclamano la paga. Per molti di loro, Persepoli è la meta finale della missione, la città in cui gusteranno la vendetta nel modo più solenne. Ci siamo vendicati dei persiani sul campo di battaglia e ora completiamo il lavoro con le torce. Oi, 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 oi,
Ora sei anche il re della Persia. Vorresti dar fuoco al tuo stesso palazzo? Forse ha ragione. Che razza di uomini siete? Non possiamo disonorare le loro donne. E ora non festeggiamo la nostra vittoria con il fuoco. Questa sarebbe una vendetta. Figlio mio, non ha importanza. Abbiamo completato la missione. Ora dovremmo solo fare ritorno in Grecia. Questo mai! Finché Dario non giacerà morto davanti a me nella polvere! Tutto questo non sarà valso a nulla finché lui è ancora libero e vivo! Il banchetto della vittoria si conclude in una catastrofe. Il palazzo reale è distrutto dalle fiamme. Quel che viene risparmiato dal fuoco è razziato dai soldati. Molto si è discusso su questo episodio. Ancora oggi non è chiaro se Alessandro abbia agito per rabbia o per lucida vendetta. Esiste un movente plausibile citato dalla letteratura. Alessandro non voleva Persepoli come capitale, ma Babilonia. Un secondo centro importante nell'impero sarebbe diventato un polo di attrazione per gli oppositori. Quindi avrebbe detto: concentriamo il potere a Babilonia e distruggiamo Persepoli. Presto arriva il giorno tanto atteso. Il Macedone ordina a gran parte delle truppe di fare ritorno in patria, soprattutto ai soldati dei suoi alleati greci. Restano con lui i Macedoni e i mercenari greci. Insieme a loro, Alessandro parte alla ricerca di Dario, ma l'inseguimento del re persiano termina in maniera improvvisa e inaspettata. Lo abbiamo trovato. Dopo la vittoria di Alessandro a Gaugamela, Dario non ha solo perso il controllo del suo impero, ma anche qualsiasi sostegno. È stato tradito e ucciso in un'imboscata dai suoi stessi uomini. È morto. Ora hai ottenuto quello che volevi. È tempo di tornare. Un re dovrebbe morire solo per mano di un altro re. I suoi assassini possono tradire me come hanno tradito lui e voglio che siano puniti. Basta, Alessandro. Hai conquistato la Persia. Che cosa vuoi ancora? Se tu e tuo padre aveste avuto più coraggio a Gaugamela, avrei potuto uccidere Dario con le mie stesse mani! Senza di noi non saresti arrivato così lontano. Continua così e finirai anche tu nella polvere come Dario. Mi stai minacciando! Alessandro! Taci o non rispondo di me! Ora basta. Nessuno può mettermi in discussione, che sia amico o nemico. Non è la prima volta che Filota si rivolta contro di me, ma Filota... oggi si è spinto troppo oltre. Filota è una testa calda. Mi ha persino nascosto che alcuni soldati erano contro di me. E ora so il motivo. È lui che ha ordito questo complotto. Ma non gli servirà a niente. Lo posso anticipare. Alessandro, ci conosciamo sin dall'infanzia. Non ci dobbiamo dividere. Forse devo aspettare che mi uccida per averne la certezza. Ha già minacciato di farlo. E questo è tradimento. Si punisce con la morte. Alessandro fa processare e condannare Filota. Il suo generale e amico d'infanzia viene punito con la tortura e la morte. È un monito per tutti, che siano generali, soldati, amici e familiari. Il messaggio non lascia dubbi. Il Macedone potrà affermare il suo potere solo se saprà valutare freddamente anche l'amicizia. Per dimostrarlo ancora una volta, ordina un'altra condanna a morte. Alessandro ha inviato i sicari a Ecbatana perché uccidessero anche il padre di Filota, Parmenione. Secondo la cultura dell'epoca, Alessandro poteva immaginare che in simili circostanze l'impulso primario di un uomo fosse la vendetta. Il padre doveva vendicare il figlio. Inoltre, Parmenione controllava la parte occidentale dell'impero e avrebbe potuto organizzare una rappresaglia.
Alessandro ordina di inumare la salma di Dario con tutti gli onori. Gli spetta un posto nel sacrario dei re persiani, mentre per il suo assassino non ci sarà alcun premio, ma la morte. Quando Alessandro si mette in marcia verso l'odierno Afghanistan, il suo esercito arriva a contare più di 50.000 unità, avendo arruolato molti popoli dell'impero persiano. Il Macedone ha bisogno di loro per scardinare i focolai di resistenza nelle province più remote dell'impero. Le battaglie sanguinose con i principi delle varie tribù non si fermano. Alessandro deve subire anche delle sconfitte. Ma un giorno, tra i nemici catturati, c'è una giovane principessa. Chiede di vederla. Si dice che Alessandro si sia innamorato a prima vista della bella prigioniera. Il suo nome è Rossane, che vuol dire piccola stella. Alessandro farà di lei la sua sposa ufficiale. Anche questo matrimonio è un atto politico e diplomatico, nella prospettiva della pace e della fondazione di una dinastia greco-persiana. I matrimoni tra greci e persiani erano comuni anche prima di Alessandro, ma non tra individui di sangue reale. Faceva quindi scalpore che Alessandro non avesse scelto una principessa greca come moglie, come sarebbe stato naturale. Suo padre aveva preso una greca come moglie, ma anche quello era stato un atto politico. Ora, sposando una principessa persiana, Alessandro legittimava ulteriormente il suo ruolo di nuovo imperatore. Alessandro adotta i costumi e le usanze dei re persiani. Pretende inchini e il bacio della mano anche dai suoi stessi compagni d'armi. Dietro tale richiesta non si nasconde alcuna mania di grandezza, ma un puro calcolo politico. Alessandro sa che potrebbe suscitare il disprezzo dei persiani se rinunciasse ai riti orientali che sono riservati al sovrano. Ma per i suoi compagni sono delle pretese incomprensibili, perché hanno sempre trattato il re come uno di loro. Clito, che una volta ha salvato la vita ad Alessandro, rifiuta questi atti di sottomissione. Non vuoi mostrarmi rispetto? Certo. Ma mi inginocchio solo davanti agli dèi. Ma io sono di origine divina. Ho compiuto gesta più grandi di Eracle e di Achille. E con questo? Sei pur sempre fatto di carne e ossa, come noi. Abbiamo combattuto fianco a fianco e abbiamo riportato una vittoria dopo l'altra. E ora pretendi che ci prostriamo? Io sono il tuo imperatore e pretendo soltanto il rispetto che tu mi devi. Ci tratti come questi barbari persiani. Hai scordato chi sono i tuoi amici. Vi ho dato più gloria e ricchezze di quante ne abbiate mai sognate. Gloria? Una gloria che abbiamo guadagnato tutti e che ora vorresti solo per te. Taci! Neanche il tuo oro basta a comprarti il rispetto che hai perduto da quando sei diventato un barbaro persiano. Taci, taci! Ti ho detto che devi stare zitto! Un altro scatto d'ira e un altro delitto. I banchetti in cui i Macedoni celebrano le vittorie si tingono di sangue. Nel bel mezzo di una disputa sul rango e sull'onore, Alessandro e Clito si scagliano l'uno contro l'altro, probabilmente ubriachi. Credo che l'uccisione di Clito sia stata commessa in uno stato di sovreccitazione, perché i due erano molto legati. Clito era uno dei suoi amici più intimi, quindi Alessandro deve aver agito in preda alla rabbia. E infatti sappiamo che in seguito, una volta sobrio, si rammaricò profondamente del suo gesto. Ma ormai il danno era fatto. Poche settimane e tutto sembra già dimenticato. Poco dopo, il sovrano parte per un nuovo giro di esplorazione.
ha sentito parlare di un antico valico a est, utilizzato anche dai mercanti. È da tempo che Alessandro persegue il piano di estendere il suo impero verso Oriente e cerca una strada che lo porti oltre l'odierno Afghanistan. Il Macedone ha fatto giurare ai suoi uomini di seguirlo sempre, anche alla fine del mondo. Là dove nessun greco è mai stato prima. Il viaggio lo porta fino alla catena dell'Hindu Kush, che deve sembrargli il tetto del mondo. Oltre quelle cime c'è una terra ancora tutta da conquistare. Ricordi cosa ci diceva Aristotele da bambini di queste alte vette? No, non me lo ricordo più. Lui li chiamava i monti che nessuna aquila ha sorvolato. E oltre, c'è la fine del mondo che nessun greco ha mai visto. Do l'ordine di mettersi in marcia alle prime luci dell'alba. Per mezzogiorno avremo superato il passo. Dopo tante cruente battaglie e indicibili fatiche, Alessandro decide nuovamente di sfidare il destino. Con la conquista definitiva dell'impero persiano sarebbe stato naturale dire «Bene, ora la Grecia si è vendicata». Ma quello che ci appassiona in questa vicenda è che Alessandro non si ferma e non torna indietro. È qualcosa che appare inspiegabile anche ai suoi contemporanei, i quali ritenevano che fosse il potos, ovvero la brama assoluta a muovere Alessandro. La fine del mondo allora conosciuto coincide per i greci con una terra chiamata India, un esotico paese delle meraviglie, e termina sulle sponde del mare Oceano, che abbraccia e circonda la Terra. Ma il pianeta è molto più vasto di quanto credano gli antichi geografi. Si dice che siano 135.000 i soldati che accettano spontaneamente di sfidare il passo Khyber verso l'India. L'armata di Alessandro è più che raddoppiata rispetto all'inizio della sua campagna espansionistica. Nella primavera del 326 a.C., la spedizione raggiunge la valle dell'Indo, nell'odierno Pakistan. Il gran caldo e il clima umido mettono a dura prova l'esercito. Incontrano animali sconosciuti e nugoli di zanzare. Le piogge monsoniche hanno trasformato il terreno in una palude impenetrabile. Ma la natura non è l'unica insidia per gli invasori. Sul fiume Idaspe gli attende il re indiano Poro, pronto ad affrontare gli intrusi, con un esercito di pari grandezza ed elefanti da guerra. La battaglia è una vera e propria carneficina. Alla fine, i conquistatori venuti da ovest possono rivendicare la vittoria, ma si tratta della loro ultima grande impresa. L'esercito di Alessandro ha esaurito le forze e lo stesso sovrano soffre la più grave perdita della sua vita, la più dolorosa. Bucefalo, il suo amatissimo cavallo, è crollato a terra, distrutto dalla fatica. La sua morte spezza il cuore del re del mondo. Nonostante le avversità, il Macedone vuole andare avanti. Ma dopo 8 anni e 18.000 chilometri percorsi, gli uomini sono stanchi di guerre. Si lamentano e vogliono tornare in Grecia. Allora, cosa hai deciso? Siamo così vicini alla meta, Efestione. È la fine del mondo. Potremo vederla con i nostri occhi. È un'impresa eroica che nessuno mai potrà superare e i nostri nomi saranno immortali. Ti capisco, Alessandro. E tu sai che io ti sono sempre stato fedele.
Ma ora voglio dirti questo. Non farai cambiare idea agli uomini con queste parole. Ti si rivolteranno contro se li costringerai. Preferiranno morire qui, anche per mano tua, che seguirti fino alla fine del mondo. Achille e Patroclo. Li ricordi, Efestione? Noi volevamo essere come loro. Eravamo come loro e li abbiamo anche superati. Sono entrambi caduti in battaglia perché era il loro destino. Eppure lo hanno sfidato. E noi? Cosa ci aspetta ora? Una vita a corte, circondati da adulatori e squallidi leccapiedi. Sul molle grembo di nobili donne e in noiose battute di caccia. È questo quello che ci aspetta a corte, Efestione? Davvero tu vuoi questo? Alessandro, tu sei il sovrano di un vastissimo impero. L'hai conquistato in sella un cavallo, ma non puoi governarlo se continui a cavalcare. Non puoi combattere sempre. E qualora lo facessi, il tuo regno non potrebbe durare. A un passo dalla meta, Alessandro si sente abbandonato da tutti e alla fine ordina di tornare indietro. Quando sei stato per 70 giorni sotto la pioggia, non hai più voglia di continuare a marciare. Così Alessandro ha un'idea geniale. Si chiude nella tenda e sfida il suo stesso esercito. Ma poi, quando si accorge che gli uomini non cedono, decide di interrogare gli dèi attraverso coloro che fanno da tramite con il mondo terreno, ovvero i sacerdoti. Il responso è chiaro. Ci dispiace, maestà, ma gli dèi sono contrari. Alessandro risponde: se gli dèi non lo vogliono, devo tornare indietro. La via del ritorno passa per una nuova strada. Alessandro discende con una flotta il fiume Indo fino all'Oceano Indiano. E lì contempla quella che crede essere la fine del mondo. Quindi divide l'esercito. Le navi dovranno seguire la via del mare verso la Persia, mentre lui intraprende la lunga marcia con le sue truppe. I soldati devono attraversare una delle regioni più inospitali della Terra. Il viaggio attraverso il deserto di Gedrosia diventa una marcia mortale. Quando finalmente Alessandro raggiunge Babilonia, ha perso più uomini che in tutte le sue battaglie. Le sciagure non finiscono qui. Efestione, il suo più caro amico, si ammala gravemente, forse di malaria. Non puoi lasciarmi adesso. No. Abbiamo ancora tante cose da fare. Io sono Patroclo. E tu sei Achille. Io devo morire prima di te, amico mio. Così è scritto nell'Iliade. Diversamente dal mito, Efestione non muore sul campo di battaglia. Il comune sogno di gloria, coronato da una morte eroica, non si è realizzato. Il lutto per il fedele compagno assume proporzioni mai viste prima. A Babilonia si celebrano dei giochi funerari che durano 3 giorni, come Achille aveva fatto per Patroclo. Dopo appena 6 mesi, Alessandro si ammala gravemente, nel pieno dei preparativi per una nuova campagna in Arabia. Gira voce che lo abbiano avvelenato, ma è più probabile che sia stato colpito anche lui dalla malaria. Ora il sovrano è più vicino alla morte che alla vita. A corte crescono le preoccupazioni per il futuro dell'impero. È vero che Rossane porta in grembo suo figlio, ma Alessandro non ha ancora nominato un successore. Alessandro, chi governerà l'impero? Oh.
il più forte tra voi. Alessandro Magno muore a Babilonia il 10 giugno 323 a.C. Subito si scatena in Grecia una dura lotta per la successione. L'impero che ha creato si sfalderà nel giro di pochi decenni. Il sovrano è riuscito a diffondere la cultura greca su tre continenti, fino all'India, creando la civiltà ellenistica, ed è considerato il primo imperatore europeo della storia. Viene sepolto ad Alessandria d'Egitto, una delle tante città che portano il suo nome. Il luogo esatto è caduto nell'oblio. L'immagine di Alessandro, l'eroico conquistatore, è stata creata da lui stesso con le sue gesta, ma l'appellativo di Magno, riservato ai più grandi, gli sarà conferito dai romani. La sua leggenda si tramanderà nei secoli, attraverso le generazioni e i confini. Quel che rimane intatto è il fascino di un uomo che ha sognato di cambiare il mondo.